Sono stato a Singapore, una città-stato veramente unica. Nonostante le sue dimensioni ridotte, poco più di 700 km quadrati, ha una popolazione di 5 milioni di abitanti, rendendola il terzo stato più densamente popolato al mondo. Situata nel cuore del sud-est asiatico, ha un PIL di circa 400 miliardi di dollari, cioè poco più della confinante Malesia, che però è immensamente più grande e popolosa. Pensate che in Italia il PIL pro capita è di circa 35 mila dollari, quello di Singapore è di 72 mila, il doppio per ora, magari aumenterà anche di più. Per questo Singapore è considerata una delle tigri asiatiche, cioè piccoli stati in Asia che negli ultimi 50 anni sono cresciuti ad un passo spaventoso, diventando potenze mondiali. Singapore è infatti una delle piazze economiche più importanti al mondo. Ovviamente tutte queste cose io non le sapevo nel 2016, quando nel mio primo viaggio in Asia sono stato pochi giorni a Singapore prendendo un pullman dalla Malesia. Sapevo solo che fosse pulita, piena di grattacieli e che non si potessero portare gomme da masticare. Quando sono stato nel 2016 ho visto per la prima volta così tanti grattacieli tutti insieme e per questo me ne sono innamorato. E ho visto anche per la prima volta il Marina Bay Sands, una struttura architettonica che ai tempi mi sembrava impossibile. Tre grattacieli con sopra una sorta di nave sospesa, con un infinity pool. Il mio sogno. Insomma, quei giorni mi sono giurato di tornare a visitare Singapore con più calma, e così, a distanza di 7 anni, eccomi qua. Ho volato con Swiss Air da Milano a Zurigo e da Zurigo a Singapore. 12 ore di volo, fortunatamente l'ho fatto in business, cioè ho fatto l'upgrade pagando 599 euro. Devo dire, per 12 ore di volo potrebbe valerne la pena. Specialmente perché già oggi, appena arrivati, dall'aeroporto è venuto a prenderci la nostra guida che con l'autista ci hanno portati in hotel. Il tempo di ammirare il panorama, farsi una doccia velocissima e siamo di nuovo usciti per cena. In un ristorante, a quanto pare super mega consigliato, della guida Michelin, molto tipico. Devo dire, mi mancava stare in questa parte dell'Asia. Era tanto da prima della pandemia che non venivo da queste parti, per cui mi mancava un po' questa cucina, devo dire. Dato che in questo periodo c'è il Food Festival qua a Singapore, ci hanno portato anche in un locale, uno speakeasy, che per entrare si entrava in una porta a caso, si facevano le scale arrivando all'ultimo piano, c'era effettivamente un bar. Un classico speakeasy, molto carino. Siamo stati poco perché siamo stanchissimi, siamo tornati in stanza che è meravigliosa, siamo allo Swiss Hotel, sono al 34esimo piano e la vista è meravigliosa. E anche l'hotel, devo dire, è molto carino. Il vero tour inizia domani. Sono qua con l'ente del turismo di Singapore che mi ha detto: Marcello, vuoi andare a Singapore? Ma certo. Magari domani riesco anche a intercettare un italiano che mi ha scritto vive qua. Buongiorno amici, sono le 7 di mattina, io sono sveglio dalle 5, quindi ho dormito esattamente 4 ore. Non riuscendo a dormire sono stato nel letto un po', dopodiché mi sono messo più o meno a lavoricchiare. Solo che con il fatto che sono sveglio da un po' ho già una fame pazzesca e sono le 10, per cui vado a dare un occhio alla colazione. La colazione era veramente immensa, era al secondo piano, ci sono più di un posto per fare colazione, ma questo era veramente gigantesco, c'era di tutto, dalla colazione cinese a quella occidentale, le ciambelle, i cereali, il formaggio, il salmone, la carne, il pesce, le uova, di tutto. Io tra tutte le cose ho mangiato delle ciambelle e un po' di uova, a caso. Comunque, tutto ciò ho notato che siamo all'interno di uno shopping center, nel senso che qua Singapore funziona come tante città asiatiche, anche a centri commerciali, che sono tutti collegati alla base. Non ho imbarcato la valigia, ho portato solo questa qua piccolina con me, e la maggior parte dei vestiti sono fondamentalmente già sporchi perché io ero in viaggio già da qualche giorno e non ho letteralmente più nulla. Devo urgentemente comprarmi una roba al volo oggi pomeriggio. Guardate come sono vestito in questo momento. Non benissimo. Comunque ieri all'aeroporto sono andato anche la shopping bag con i cadeau. Abbiamo la mascotte di Singapore, che è questo leone sirena, un quaderno, un ombrello, una penna, dei fazzoletti e uno sticker. Quella mattina abbiamo visto Locker Center di Chinatown. Gli Locker fanno parte della cultura di Singapore e nascono storicamente come venditori ambulanti, principalmente di street food a poco prezzo. Prima erano ambulanti, però poi negli anni si sono stabiliti in negozi fissi, concentrati in dei centri, che appunto si chiamano Locker Center, e sono quasi 200 in tutta Singapore. Buongiorno amici, la visita di stamattina qua è a Chinatown. La guida ci ha spiegato come le persone qua a Chinatown passano principalmente il tempo in strada. I palazzi hanno i primi due piani occupati da attività commerciali e poi il resto sono abitazioni. Le persone vivono in questi palazzoni qua, ma una volta abitavano qua sotto, nelle case antiche, che però sono state in parte demolite per far spazio ai grattacieli e in parte trasformate in attività commerciali, per cui chi viveva qua o ha fatto cambio casa, il governo gli ha proposto di andare in una casa nel palazzo, oppure ha fatto un bel po' di soldi perché gliel'hanno comprata per fare spazio ai palazzoni. Ci stanno mettendo degli auricolari per sentire. Anche se Singapore è ritenuta piuttosto costosa come città, in questi centri è pieno di pietanze a pochi euro e tanti snack e piatti anche sotto un euro. Avrei potuto girare il mio classico video cosa compro con un euro. Il motivo per cui ci sono così tanti store e così tante persone comunque che sono sempre per mangiare è perché nessuno cucina qua, qua come nei tutti i paesi asiatici. La valuta è il dollaro di Singapore, che vale circa 70 centesimi in base al cambio, per cui tutte le cose che vedete sotto il dollaro e mezzo più o meno costano meno di un euro al cambio attuale. La guida comunque ci ha fatto provare un po' di snack.
raccontandoci la storia delle famiglie che ancora oggi dedicano la loro vita ogni giorno a cucinare. E molte di queste famiglie si sono arricchite, ma continuano comunque a lavorare e lavorano con i loro figli e poi i loro nipoti, perché fa parte della loro cultura. Comunque, abbiamo provato un po' di tutto, tra cui zuppe dolci, ravioli con i gamberi e il tipico caffè. Ah, tanta roba. Mo lo devi rifare a chi non l'ho preso. Chiaramente mi ricorda tantissimo i mercati che vedevo quando ero in Cina, con una sola differenza: qua è tutto eccezionalmente pulito. Per essere un mercato c'è una zozzeria per terra. Cosa sono? Semi di ore di lotto. Che hai preso? Allora, ho preso questa zuppina di fagioli rossi con un oggetto non specificato all'interno. Tu che hai preso? Noi abbiamo preso tour terminato, devo dire, mi è piaciuto tutto, inaspettatamente tante cose, dicevo cacchierola, questa non me la voglio mangiare, invece devo dire tutto abbastanza buono, è una roba un po', secondo me per l'italiano medio forse un po' scioccante, perché è un po' lontano dalla nostra cultura, però vale la pena provarlo. Poi a quanto pare che questi yoker sono proprio una parte della cultura di Singapore molto forte, tant'è che sono patrimonio culturale dell'UNESCO. Ed è interessante vedere anche come le persone giovani, secondo le terze generazioni, continuano a lavorare in questi shop al posto di andarsene, uno non se lo aspetta, no? Eccoci, tappa di adesso, Marina One. La seconda tappa della giornata era appunto il Marina One, zona di uffici e appartamenti con un oasi di verde al centro. Insomma, altre cose grattacielose per cui io vado pazzo. E questi sono in parte uffici e in parte ci vive la gente. Ah, qua ci vive la gente. Mica male. Dopodiché siamo tornati verso il centro, diretti nella zona di banche piena di grattacieli. Comunque gli spostamenti in macchina super veloci, qua è tutto vicino. Anche a piedi ci si può muovere. La guida mi diceva che ha due figli, cresciuti qua, uno lavora in banca. Dice che lo stipendio per un laureato è 4.000 euro al mese. E dice che in pochi anni puoi fare carriera, arrivi 10.000 al mese senza problemi. E l'argomento è uscito perché questa è una zona di banche, sono tutti lavoratori e suo figlio lavora qua, a più o meno la nostra età. Per il solito discorso per cui qua la terra è molto scarsa, quindi le vecchie case vengono ricomprate a prezzi assurdi. Questo tempio è uno degli unici posti che non è stato comprato, che era esistito, quindi è una piccola oasi in mezzo ai grattacieli. Tutti questi palazzi un po' più bassi, un po' più vecchi, hanno i giorni contati perché o hanno venduto o sta per finire il loro leasing, in quanto qua nessuno è veramente proprietario, puoi comprare solo per 99 anni. Quando ti scadono, lo Stato rivende la terra a qualcun altro, all'asta generalmente. E un'altra legge dice che qua almeno il 15% dei terreni che vengono comprati devono essere occupati da verde, motivo per cui tantissimi grattacieli hanno sky garden, hanno un sacco di vegetazione all'interno, come potete vedere. Inoltre, se vedete, le strade sono molto ordinate e molto europee anche, perché non ci sono i classici cavi del sud-est asiatico che sono sempre tutti in mezzo, anche in Giappone. Qua, come in Europa, sono interrati, e invece, a differenza dell'Europa, qua non ci sono cartelloni pubblicitari, sono illegali, non esistono da nessuna parte. Tornati in hotel, sono più o meno le 3, a pranzo ho mangiato veramente tanto, ci hanno riempito di cose, ho mangiato il riso col chicken, che era la cosa più famosa di quella food court, c'era la fila lunghissima, però ho mangiato un sacco di cose cinesi, diciamo, molto buone, sono un amante della cucina cinese, ma sto esplodendo. Poi col fatto che ho la mancanza di sonno, mangio ancora di più, sono un po' male, ma mi devo abbattere, perché anche se sono appena arrivato in hotel, ora scendo, mi compro dei vestiti perché li ho finiti, puzzo, e fra pochissimo incontro anche un italiano che vive qua. Shopping fatto, mi sono incontrato con Francesco Armino, che mi ha raccontato com'è vivere e lavorare a Singapore. Racconta che sei qua 11 anni, Marcello. E cosa fai? Manager d'azienda internazionale. Sì, mentre prima ero un cacciatore di test. Com'è lavorare qua? Piuttosto stimolante, devo dire. Ci sono molte opportunità di carriera. Diciamo che a duro lavoro corrisponde la crescita. Sanità, l'hai mai provata? Ho avuto modo di provarla, sono stato ricoverato nel 2013. Allora, è privata, però hai un servizio che è paragonabile a quello di un albergo 5 stelle, fondamentalmente. E tu sei residente? Io sono residente a Singapore da 11 anni, ma non sono un permanent resident. E di affitto si paga tanto? Ti affitto, si paga tantissimo. Sul resto ce n'è un po' per tutte le tasche. Puoi mangiare con 1,50 euro nel classico food court, oppure non c'è limite, nel senso che nei ristoranti di lusso si possono raggiungere delle cifre paragonabili a quelle di Dubai, fondamentalmente. Io normalmente mangio a casa, faccio la spesa. Non ci sono i brand internazionali, i supermercati, ci sono delle catene locali in cui si trova praticamente tutto. Mangi bene? Mangiamo molto bene. Qual è la tua routine qua? La tua vita immagino sia diversa rispetto all'Italia. La vita è estremamente diversa. Singapore, pur essendo una città relativamente grande, non ha un commuting molto lungo per raggiungere i posti di lavoro. Di conseguenza, questo consente di dare indietro alle persone una buona parte della loro giornata. Cioè, se tu normalmente spendi un'ora per andare in ufficio, un'ora per tornare, a Singapore non ti succederà mai, quindi sono due ore che comunque ti riprendi indietro. Non ho la macchina, i mezzi pubblici coprono tutta la città, di fatto, anche le parti più remote. Ci sono dei momenti in cui lavoro dall'ufficio e dei momenti in cui lavoro da casa. Se lavoro da casa, fondamentalmente mi alzo, faccio dello sport la mattina presto, faccio colazione e poi inizio a lavorare. Alla sera provo a fare di nuovo
facevo dello sport, tendenzialmente durante la settimana non esco tantissimo. È una città molto tranquilla. Senti, tu qua frequenti italiani, cinesi? Chiaramente ho degli amici storici che si sono trasferiti più o meno quando mi sono trasferito io. Che... Perché ti sei trasferito? Mi ero trasferito perché non ero più contento di stare a Milano. Pensavo, forse anche a ragione, che ai tempi non ci fossero delle buone opportunità. Era ancora la coda della crisi del 2009, quindi di fatto non è necessariamente colpa del sistema paese. Ho avuto molte opportunità, sicuramente la fortuna anche un pochettino aiutato, sì. Frequento italiani, sono diciamo i miei amici più stretti, però chiaramente abbiamo anche delle altre amicizie, sono altri europei, ho anche degli amici locali. Sono diventati miei amici principalmente perché ho lavorato con loro. I rapporti umani, devo dire, sono relativamente cordiali. Bisogna rendersi conto che sono molto diversi da noi. Quello che piace a noi non necessariamente piace a loro. Cosa è cambiato a Singapore negli ultimi 11 anni? Sono cambiate molte cose. La comunità internazionale si è un pochettino ridotta. Diciamo la varietà di persone che era possibile incontrare prima in questo momento non è più presente. È cambiata da un punto di vista architettonico tremendamente. Una skyline che continua a crescere. Ci sono delle zone che erano provinciali e adesso sono state riqualificate. Sono particolarmente belle residenziali. Quello che è interessante è che quando Lee Kuan Yew era ancora in vita, padre fondatore di Singapore, aveva deciso di ripulire Singapore e di renderla sempre più internazionale, perché aveva queste idee del fatto che appunto la comunità internazionale stimolasse moltissimo le idee, l'economia, creasse un sistema sempre più competitivo. Parliamo un po' dell'efficienza. Una parola sola, eccezionale. Qualsiasi cosa funziona alla stragrande, sia da un punto di vista di gestione urbanistica, gestione dei trasporti, la gestione delle tasse, banalmente. Penso sia l'unico paese al mondo in cui le persone sono contente di pagare le tasse, perché intanto percepisci di ricevere una qualità della vita in cambio di quanto tu stai versando, e dall'altro lato, per qualsiasi tipo di problema, tutto si risolve nell'arco di un'ora ed è estremamente digitalizzato, quindi di fatto non c'è la necessità di presentarsi in un ufficio, fare code, spiegare, perché è tutto quanto proceduralizzato, tutto nero su bianco. Io non ho mai avuto un singolo problema. Soprattutto anche un po' la pulizia, vedo che è stato pulito. Pulizia eccezionale, chiaramente non è soltanto perché le persone sono state educate a non sporcare, ma anche perché chiaramente c'è un organo di pulizia che funziona come una task force. Non fai in tempo a buttare qualcosa eventualmente che 5 minuti dopo vedi già uno che passa a raccogliere. Le persone tendenzialmente non fumano, sono più che altro le vecchie generazioni che lo fanno, oppure le classi meno agiate come in tutto il resto del mondo. Diciamo che tutto ciò che fa male purtroppo sta diventando più appannaggio delle classi emergenti. Tu torneresti mai in Italia a vivere? Ma perché no? Di fatto non ho mai pensato di essere, come dire, un italiano immigrato in Asia per sempre. E poi sono dell'idea che nelle varie fasi della vita le nostre necessità, ma anche il nostro modo di pensare, possa cambiare. Di conseguenza non metterei mai la mano sul fuoco di tornarci, ma neanche di dire no. Consiglieresti un'esperienza a Singapore? Certo, perché no? Assolutamente. Io penso che possa essere estremamente formativo. Credo che insegni la disciplina e soprattutto credo che sia un'ottima opportunità per un manager creativo di contribuire allo sviluppo di un sistema che di creatività ha sempre bisogno. Ma per il business e networking, cioè conosci persone? Allora, per il business dipende. Cioè nel senso, se tu parli di trovare un investitore, quindi di fatto di parlare con private equity per sviluppare una tua idea, certamente è pieno, ci sono moltissimi family offices, ma questo diciamo secondo me non è proprio il punto di forza di Singapore. Secondo me il punto di forza è se un imprenditore ha già una piccola attività e vede un futuro e ha bisogno di investimenti principalmente in ambito di ricerca e sviluppo, il governo di Singapore incentiva sempre, perché da anni investono più nella creazione di posti di lavoro legati alle proprietà intellettuali o alle attività manifatturiere di alto livello e quindi ad alto valore aggiunto, piuttosto che rimanere confinati in un manifatturiero più basso. Dopo questo overload di informazioni ho preso la metro e con il gruppo sono andato a visitare il quartiere musulmano, passando per Haji Lane. Tutta la zona è piena di stradine strette e caotiche, la più famosa Haji Lane, e rispetto al resto della città c'è più movida, c'è musica, alla lontana ricorda un po' Venice Beach. Il motivo per cui c'è un quartiere musulmano è che la maggior parte della popolazione è di etnia cinese, dopodiché il resto è di origine malese, il 13%, e poi c'è anche una grande fetta di popolazione indiana, quasi il 10%, per vari motivi anche di tipo storico, in quanto Singapore era una colonia britannica. Comunque, vista la multiculturalità, è uno stato dove vengono professate varie religioni. Noi ci siamo semplicemente andati a fare un giro e dopo un sorprendente aperitivo con pizza a taglio romana siamo andati a cenare là vicino in un posto tradizionale malese ma pettinato, per bilanciare col pranzo che invece non era molto pettinato. Ma se mi sembrava pettinato il ristorante è perché non avevo ancora visto il posto dove dopo abbiamo fatto l'aperitivo, all'Atlas, un gigantesco locale art deco veramente veramente fico che ha vinto anche penso dei premi per quanto è bello come bar. Il secondo giorno siamo andati a Katong, a metà strada tra il centro della città e l'aeroporto. Abbiamo fatto una colazione tradizionale in un posticino molto Wes Anderson e ci siamo anche fermati in un mercato poco dopo per provare il roti, del pane fritto di origine indiana. Molto buono. Ha detto con le mani teoricamente. Io nel curry non lo intipo perché il curry non mi piace. Vabbè, è pane, eh? Era buono, ma ne ho mangiato troppo. Però sicuro non pranzo.
Si vede il bidone, mannaggia. E lo photoshoppiamo via il bidone, che ci frega? Ci sono delle case molto carine, colorate, perché non fermarsi a farsi le foto? Anzi, direi fondamentale. Come passo tour? Ah, alla grande, dai, oggi non più di relax. Come sta andando questo tour? Dalle mie parti dicono Usmorat Keld. Si muore di caldo. Dopo un po' di fotine siamo andati da Alvin, abitante di Singapore, che è una casa storica di proprietà che ha trasformato in un museo sulla storia di Singapore. Here in my house, e mi casa è also a museo. I've been collecting Peranakan antiques for 40 anni. Thank you. Per capirlo meglio vi faccio una mini lezione. Prima di chiamarsi Singapore e di essere una città-stato, era semplicemente una zona commerciale chiamata Temasek e apparteneva a Srivijaya, un potente regno marittimo malese. Venne poi intorno al 1400 rinominata Singapura, cioè città del leone, e in quel periodo arrivarono molti abitanti dalla Cina che, mischiandosi con gli autoctoni malesi, diedero vita ad una nuova cultura. Infatti la popolazione discendente da questo mix si chiama Peranakan, con una propria lingua, arte, architettura e cucina distintiva. Alvin è un collezionista di tutto ciò che viene da quell'epoca ed è uno studioso di quella cultura. Dopo averci fatto vedere la sua collezione, abbiamo anche cucinato insieme degli involtini per pranzo. So the first thing we do is we put the lettuce here. This is the sweet sauce. Is it spicy? Of course, not too spicy. So you fold it in like this. You then put it like this left, right. You pick it like this. And enjoy it, smell it. E poi, mangiati gli involtini, siamo tornati in hotel. Nel pomeriggio abbiamo visto il Fort Canning Park. Sono appena passati per il buco, posto dove le persone fanno la foto per Instagram. C'era una fila assurda. Poi in Asia le persone amano fare la fila per fare le foto di Instagram. E ci siamo poi diretti a fare una foto per Instagram a Federica, che voleva proprio salire sul tetto di un parcheggio per fare una foto particolare. L'abbiamo fatta, è stato divertente. Federica, che stiamo facendo? Ti ho trascinato in un posto per fare delle foto. Stiamo andando sul tetto del parcheggio. Federica, aggiornami. Allora, abbiamo avuto un po' di problemi, ma ancora la missione continua. Missione compiuta. Questo è il palazzo. Verrà fatta una foto di Instagram. Per cena poi diretti alla baia, che era piena di gente perché c'erano le prove per la festa nazionale. C'è un sacco di gente qua che sta aspettando i fuochi d'artificio, perché il 9 agosto, fra qualche settimana, è il National Day. Faranno un gran casino, stanno già preparando tutte le festività, le cose. Quindi adesso ci sono dei paracadutisti che si stanno lanciando un po' in giro. E a breve ci sarà lo spettacolo dei fuochi d'artificio. Veramente un sacco di gente oggi, non si riesce a camminare. Ah, non i fuochi d'artificio, cioè sparano proprio. E finite le prove, siamo andati al food festival per mangiarci qualcosa. Dal mood molto fiera di paese, molto carino, devo dire, un bel mood. Completamente diverso dal mood grattacieli tecnologico che c'era subito fuori. La serata non è finita là, perché ci siamo diretti a prendere un aperitivo in un posto super chic che si chiama Lantern, che è un rooftop bar sopra l'ultimo piano del Fullerton by the Bay, un hotel molto famoso di Singapore. Oggi sveglia presto perché siamo andati a nord di Singapore, in un posto che si chiama The Quarterdeck, un porto qua a nord dell'isola, e davanti a noi c'è la Malesia. Siamo proprio al confine. Non ho fatto troppo tardi però, perché in barca abbiamo costeggiato il confine con la Malesia, che era veramente vicina, e incrociato varie comunità di pescatori che vivono e pescano là, e poi ci siamo fermati in un allevamento di pesce per berci del cocco e guardare un po' in giro. Siamo saliti su questa chiatta dove allevano pesci, è l'unica in metallo, per cui è l'unica dove possiamo salire, e c'è anche un ristorantino. Ora ci può fare un giro, molto carino qua. Eccole qua i pesci. Dopodiché finalmente era tempo di salire sul Marina Bay Sands. Mi trovo finalmente all'interno del Marina Bay Sands. Non venivo qua da tantissimo tempo, la scorsa volta a Singapore ero sempre qua. Sono alla torre 3 perché tra poco saliremo sullo skydeck a vedere il panorama. Mentre gli altri hanno pranzato e sono andati al museo di scienza e arte naturale, io ho dormito, ma sto bene. Che mi sono perso? Cose assurde, ma biglietto preso. Eccomi qui, sono l'observation deck del Marina Bay Sands. Sono in questo momento la punta della nave, quindi sulle tre torri sono esattamente sulla punta. La parte dietro invece della nave è tutta dedicata invece all'hotel, perché di fatti sono tre torri, tutte e tre dedicate ad appartamenti residenziali e hotel. Non ci sono uffici, costa un sacco di soldi. Pensate, 6 anni fa costava 300 euro a notte, adesso siamo sui 1500. Tra inflazione e tutto hanno rinnovato anche le camere. E si può salire sulla famosissima Infinity Pool solamente se siete residenti dell'hotel, e anche in quel caso bisogna prenotare proprio slot perché è ambitissimo. Ti ricordo che è proprio stato il Marina Bay Sands a iniziare la mia passione per i palazzoni, per davvero, perché è una roba assurda. Cioè, se potete grattacieli con sopra una nave, cioè una cosa che io non l'ho vista, il mio cervello non l'avrebbe mai concepita prima. E quindi da là la mia passione per i palazzoni. Scesi dal Marina Bay abbiamo visto i giardini, chiamati appunto Gardens by the Bay, e ci siamo diretti alle serre. Sono due strutture chiuse, una dal clima mediterraneo e una dal clima montano. Quindi questo è il clima mediterraneo. Lo sento e soprattutto è abbastanza familiare, infatti non mi sembra così assurda come vista. Ora entriamo invece nell'altra serra. Fatta sera, siamo diretti sotto gli alberi per uno spettacolo pazzesco. È
e per cena un bel ristorantino pettinato. Il giorno dopo, nonché l'ultimo giorno, ci siamo diretti ai giardini botanici, bellissimi e famosissimi per le orchidee, il fiore simbolo di Singapore. Ce ne sono di ogni tipo e di ogni colore. In quest'area ci sono vari vasi di orchidee dedicati ai vari VIP che sono venuti qua o in memoria VIP, e per ogni vaso c'è un ibrido specifico di orchidea apposta per loro. Se vediamo qua a Singapore alcune opere pubbliche, tipo questa serra che si chiama Sam Corp Pool House, hanno i nomi delle aziende. Le aziende che fatturano più di 5 milioni di dollari possono investire il 5% del loro fatturato a fine anno e avere uno sgravo fiscale del 200% sull'imponibile. E Sam Corp è un'azienda di Singapore che si occupa di cose. Passata la mattinata a vedere i giardini botanici, ci siamo diretti in centro per salire sul Capita Spring, famoso grattacielo di Singapore, dove ci siamo presi un caffè. Visto il Capita Spring, che era molto carino, ci siamo diretti al nostro ultimo pranzo a Singapore. Per pranzo siamo alla Open Farm Community, che è un ristorante, sia un orto dove puoi comprare un piccolo pezzo di terreno e coltivare e fare il tuo orto. È tutto naturale, però ho preso una ginger beer, udon, cacio e pepe, funghi e c'è pure un tuorlo d'uovo, quindi praticamente una carbonara. Una carbonara dei funghi. E dopo pranzo la nostra ultima tappa era il Tang Lin Gin, prodotto localmente a Singapore, è l'unico gin di Singapore nonché vincitore del premio di miglior gin al mondo. A gestire l'impresa è un australiano trasferito a Singapore. Oh, really? Che ha ricevuto parecchi incentivi per la ricerca e sviluppo proprio di questo gin. Come dicevamo prima, lo Stato investe e incentiva le aziende nella parte di ricerca e sviluppo. Hanno vinto il premio di miglior gin al mondo 4 anni di fila con l'ultimo super strong che abbiamo bevuto. Ultimissima tappa prima di andare all'aeroporto, Little India. C'è da dire una cosa, io quando sono stato a Delhi ho visto una città che non c'entra niente con questo, è super ordinato. Dopodiché in aeroporto, e comunque anche questa è un'attrazione perché è il miglior aeroporto al mondo, per cui abbiamo passato un po' più di tempo e ce lo siamo visitato. Una bella cenetta e poi di ritorno a casa. Anche se ero già stato a Singapore, questa visita è stata così intensa che è stato come vedere uno stato completamente diverso. Ho imparato un sacco di cose nuove e anche informarmi sulla storia, su come funziona Singapore, è veramente interessante, per cui vi consiglio anche voi di approfondire. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.